Vittorio è arrestato per possesso di armi clandestine. I carabinieri hanno trovato in casa di Rosario Floridio un piccolo arsenale. Pozzallo, 6 persone finiscono in carcere per spaccio di droga. L'operazione condotta dai carabinieri che hanno sgominato un imponente traffico di stupefacenti. Legge su Ibla, nervi tesi in consiglio comunale. Il Movimento 5 Stelle attacca l'ex sindaco Di Pasquale, assente durante la votazione all'ARS. Assemblea regionale siciliana, si allarga l'inchiesta sulle spese pazze. Oltre ai parlamentari, coinvolti anche i partiti. Gioco d'azzardo, ASPE e Diocesi insieme per combattere il fenomeno, sottoscritto protocollo d'intesa insieme ad altri enti. Benvenuti in studio per un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Oggi in apertura di questa edizione abbiamo la cronaca Vittoria, dove i carabinieri hanno sequestrato un vero e proprio arsenale. Il proprietario è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, ma sentiamo il servizio. Tratto in arresto il vittoriese Rosario Floridia per detenzione illecita di armi. I carabinieri della compagnia di Vittoria insieme ai militari della stazione di Scoglitti hanno fatto irruzione nell'abitazione di Floridia e in seguito ad una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto un mini arsenale costituito da una pistola semiautomatica a salve, una pistola rivoltella calibro 380, un fucile e cartucce di vario genere. Le armi erano in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionanti. Nel momento in cui i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa dell'uomo, questo ha tentato di disfarsi delle armi e delle munizioni gettandole dalla finestra, ma sono state immediatamente recuperate. L'arsenale è stato sottoposto ad un'accurata perizia da parte di uno specialista del settore balistico, che ritiene possa trattarsi di produzione di armi artigianali e di trasformazione di armi giocattolo in vere armi fabbricate in laboratorio clandestino. Non è da escludere che le armi rinvenute possano essere già state utilizzate in azioni delittuose commesse di recente nel territorio ipparino o in zone limitrofe. Pertanto l'armamento sequestrato sarà inviato al raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina, dove le armi saranno sottoposte a perizia specializzata. Rosario Floridi è stato condotto nella caserma di via Garibaldi e poi sottoposto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria Eblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione di armi e munizioni clandestine. E i carabinieri della compagnia di Modica hanno dato esecuzione a dei provvedimenti cautelari in carcere a carico di 6 persone accusate dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Carcere per 6 persone accusate di spaccio di stupefacenti. Si tratta di Giuseppe Zocco, pregiudicato e tossicodipendente pozzallese, Donato Angileri, anche lui pregiudicato e tossicodipendente, Francesco Agosta, Elena Stinga, Andrea Scala e il tunisino Ahmed Zai. I 6 provvedimenti cautelari sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura Eblea. I criminali sono ritenuti responsabili dei reati di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state avviate nell'estate del 2012 dai carabinieri della compagnia di Modica e della stazione di Pozzallo. I militari hanno scoperto che uno degli arrestati spacciava, oltre alla cocaina, anche il Subutex, con la quale vendita è stato possibile incrementare l'attività di spaccio e acquistare maggiore quantità di cocaina. I 6 nel trascorso 2012 sono stati sottoposti a perquisizione sia personale che domiciliare. I militari hanno perquisito anche il bed and breakfast di proprietà di Giuseppe Zocco, all'interno del quale erano ospitati 2 extracomunitari, uno albanese e uno tunisino, ambedue pluripregiudicati. I controlli in quel momento hanno permesso l'arresto di Ahmed Zai, il tunisino di 37 anni che è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish suddivisa in dosi. La sostanza stupefacente è stata trovata grazie all'ausilio del cane Ivan dei carabinieri cinofili di Catania, che ha fiutato una stecchetta di hashish nascosta all'interno del materasso. Il tunisino, dopo essere stato ammanettato, è stato associato nella casa circondariale Eblea. L'albanese è stato sorpreso invece con un'ingente somma in denaro. Sono in corso le indagini per accertare effettivamente la provenienza. E continuiamo ancora con la cronaca. Sarebbe stato possibile ricavare ben 1400 dosi di marijuana dalla droga sequestrata ai 2 coniugi vittoriesi fermati ieri a Comiso dai carabinieri. Sentiamo.
1.400 dosi di marijuana e meno in circolazione. Le analisi effettuate dal laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa hanno permesso di appurare che dalla sostanza stupefacente sequestrata i due coniugi vittoriesi, tratti in arresto tra mercoledì e giovedì, ultimi dai carabinieri della stazione di Comiso, sarebbe stato possibile ricavare quasi 1.400 dosi da immettere sulle piazze del mercato Epparino ed acquistate dai giovani della zona. Il valore del principio attivo di THC è risultato essere pari al 7,5%. Nel frattempo i coniugi si trovano ancora rispettivamente Biagio Severini presso la casa circondariale di Ragusa e la moglie Adriana Cilio agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio. Già alla fine dello scorso anno, nel corso dei vari sequestri effettuati dai carabinieri della compagnia di Vittoria, nei giorni a ridosso delle festività natalizie, erano state sequestrate oltre 25.000 le dosi di hashish sottratte al mercato della droga Epparino. In quel caso il principio attivo di THC dell'hashish sequestrato era risultato essere pari al 12,3%, assai superiore alle percentuali medie in circolazione. E adesso invece la politica a Ragusa. Animi surriscaldati ieri in consiglio comunale, bagarre tra i consiglieri Lodestro e Federico sulla legge su Ibla, anche se bisognava discutere di tutt'altro. Il servizio. Nervi tesi in consiglio comunale a Ragusa. Continua la bagarre a proposito della legge su Ibla, che appena qualche giorno fa ha ricevuto il finanziamento di 4 milioni di euro con il voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana. Durante il consiglio comunale di ieri, però, bisognava discutere di tutt'altro, ovvero di questioni legate al mondo produttivo. Invece una parola di troppo ha scatenato un'accesa rissa verbale che ha costretto il presidente del consiglio Giovanni Iacono a sospendere i lavori. Il botta e risposta è stato innescato dall'intervento dell'esponente di minoranza Giuseppe Lodestro, in replica alla comunicazione attraverso la quale il consigliere del Movimento 5 Stelle Zara Federico sottolineava il rifinanziamento dell'ARS della legge su Ibla, avvenuto senza la presenza in aula del deputato ibleo di megafono Nello Di Pasquale. Lodestro ha preso le difese dell'ex sindaco e ha ricordato che quando la regione minacciava di cancellare definitivamente la norma in favore dei centri storici iblei, l'allora sindaco Di Pasquale fu in grado di difendere l'atto presentandosi in commissione bilancio a Palermo, accompagnato dai vari esponenti delle categorie produttive del territorio ibleo. Una querela che per nulla interessava i tanti artigiani presenti nella sala consiliare. Subito dopo la sospensione dei lavori e la riunione dei capigruppo, si è ritornato a parlare dei problemi dei cittadini, votando sia l'ordine del giorno che invitava l'ente a combattere a fianco delle imprese vessate dagli atti di riscossione Sicilia, sia quello sulla necessità di promuovere azioni di tutela degli interessi della filiera agroalimentare del territorio. E ci spostiamo adesso a Scoglitti, nuovo presidente per la circoscrizione. Si tratta di Salvatore Poidomani, esponente di Fratelli d'Italia, eletto con 6 voti su 10. Decisivi sono stati i voti di 2 ex consiglieri del PD in Corvaia e Cascino, un duro colpo per l'amministrazione comunale. Salvatore Poidomani è il nuovo presidente del consiglio di circoscrizione di Scoglitti. L'esponente di Fratelli d'Italia ha ricevuto 6 voti su 10, frutto della nuova maggioranza che si è determinata dopo l'uscita dal Partito Democratico di 2 consiglieri Anthony Incorvaia, passato al Nuovo Centrodestra, ed Emanuele Cascino, dichiaratosi indipendente. Poidomani prende il posto di Marco Dezio e così la presidenza dell'organismo va al centrodestra. Proprio questi recenti passaggi hanno mutato i rapporti di forze nel consiglio di quartiere della frazione rivierasca. Per mesi il consiglio di quartiere non ha avuto un presidente, anche se Dezio ha continuato a presidere le sedute come consigliere anziano per voti. L'uscita dal PD di 2 esponenti è stato un duro colpo per l'amministrazione comunale di Vittoria, che in questo modo ha perso anche punti di riferimento nella frazione. Naturalmente al contrario c'è soddisfazione nel centrodestra con i consiglieri di Fratelli d'Italia, che hanno criticato la scarsa attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti di Scoglitti, poiché nonostante la presenza di un assessore al decentramento, dichiarano i consiglieri, i risultati sono stati pessimi e la situazione si è fatta veramente drammatica. In effetti basta osservare le condizioni del lungomare della Riviera Lanterna, ancora franato e senza spiragli di essere messo in sicurezza in un lasso di tempo breve. E torniamo ad occuparci dell'inchiesta che a Palermo ha creato una bufera sul Parlamento regionale. Ben 83 indagati tra deputati ed ex deputati, mentre adesso spuntano anche le spese fatte dai partiti e non solo dai rappresentanti parlamentari. Il presidente Crocetta intanto ha congelato il rimpasto di giunta.
Si allarga anche ai partiti e non solo agli esponenti politici l'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Palermo sulle cosiddette spese pazze. Secondo quanto emerge dalle indagini, pare che i conti erano pagati inequivocabilmente con i fondi assegnati ai gruppi parlamentari. Si trattava in quell'occasione di banchetti di ringraziamento dopo l'avvio della legislatura, quindi niente a che vedere con le attività istituzionali dei gruppi parlamentari. In tutto sono coinvolte 97 persone, 83 tra deputati ed ex deputati e 14 collaboratori. Degli 83 parlamentari, 35 sono ancora in carica, mentre 7 sono gli indagati della provincia di Ragusa. Nell'elenco degli indagati ci sarebbero infatti Carmelo Incardona, Orazio Ragusa, Riccardo Minardo, Giuseppe Sussenti, Roberto Amatuna e Giuseppe Di Giacomo e anche Innocenzo Leontini nella qualità di capogruppo dell'allora PDL. Tutti si difendono e si dichiarano estranei fatti contestati. L'inchiesta fu avviata nell'ottobre 2012, quando i finanzieri del Nucleo Tutela Spesa Pubblica acquisirono tutta la documentazione relativa alle spese dei gruppi parlamentari. Intanto, venerdì prossimo inizieranno le audizioni in procura dei capigruppi che hanno ricevuto l'avviso di garanzia. Si comincia con Francesco Musotto, il 28 toccherà a Innocenzo Leontini e successivamente a Maira. Poi toccherà ai deputati, in tutto come detto 83. Il presidente della regione Crocetta, alla luce di questo scandalo, ha stoppato ogni discorso di rimpasto di giunta che era stato chiesto dal PD e UDC, i quali puntano a far entrare nella squadra degli assessori propri esponenti al posto degli assessori cosiddetti tecnici. Una mossa quella di Crocetta che ha fatto infuriare le segreterie dei due partiti. E mi fermo adesso per la pubblicità. A tra poco.